Per questo video, raga, siccome è tornato il collegio, voglio che sfondiate quel lurido tasto dei like come se non ci fosse un domani. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Oggi reaction ai provini del collegio 7. Finalmente, che lo stavate aspettando, lo so, in tantissimi. Sono 20 provini, io non so, ogni anno non mi ricordo se questi 20 entrano tutti e 20 oppure alcuni vengono scartati, perché l'anno scorso alcuni erano venuti scartati. Quello che faceva così, vi ricordate? Non l'hanno preso. Allora, iniziamo con la prima. Vai. Alessia Brusca. Mi chiamo Alessia, ho 14 anni, vengo dalla Calabria. Non si sente, non assolutamente, si sente, amica Alessia. Parlare con tutti, ma l'ultima parola deve essere la mia. Io zitto non ci so stare. Cioè Alice, io ho capito che tu sei polentona, però un minimo di attitudine verso i dialetti italiani. Hai ragione, dovrei studiare un po' di più i dialetti. Ecco. Non ti commendo, perché se ti commendo ti offendo. Il mare della Ionica, l'hai visto? Quel mare lo conosci? Quel mare penso di conoscerlo. Papà e mamma hanno una mentalità un po' chiusa. E vabbè, questo è un po' tutti i genitori. Il 99% degli over 50, esatto, in Italia hanno la mentalità, esatto, arretrata. Mi chiamo Elisa e ho 15 anni. Posso sembrare una statua di ghiaccio, però poi alla fine mi sciolgo. Ma che carina, già ha guadagnato punti. Vai Elisa! Bella, bella, bella lei. Sono una persona un po' diffidente. Vediamo se hai capito il dialetto. No, vai, è sarda? Sì, pugliese. No, sarda. Ha detto che tende a essere un po' scontrosa. Vai. Brava Ali, brava. Ho un rapporto di amicizia o qualsiasi cosa. Molti mi dicono che sono antipatica. Non vuol dire che se una persona è diffidente allora è antipatica. È semplicemente perché si sta un po' isolando. Ma per motivi che magari possono essere validi. Esatto. Quest'anno ho fatto 53 assenze. Ma 53 assenze è insana come cosa, cioè, 53 assenze, tra l'altro, bisogna due mesi. Esatto. Due mesi, aspetta, perché poi le assenze non è detto che siano tutte di un giorno. No. Magari un'assenza di 2-3 giorni. No, forse 53 giorni. Speriamo che riesca a contare fino a 3 prima di rispondere in negativo. Che carina. Dai, la vedo brava lei. Sì, ma il problema sai qual è? È che anche l'anno scorso nei provini erano tutti bravi. Sì. E nasce dopo il problema. Lo so. Sono Alessandro, ho 14 anni e per me la maleducazione è così poco originale. Dopo, il mio prefe già. Questo è già il mio preferito. Io devo fare un applauso agli autori del collegio che finalmente hanno preso una persona per bene. Ho preso la mia intelligenza e la sua cultura. Modesta la madre comunque. Però ha detto la cultura del padre comunque. La cultura è tanta roba. La cultura è importante, sì. Io tendo sempre a non seguire le mode, ma anche le altre. Bravo, bravo, mi piace. L'ho notato infatti da quella specie di cravatta. Messa. Ma che bello. Che carina mamma, guarda che bello. Io sono contento perché ogni volta, raga, in ogni puntata ci sono sempre i genitori che dicono mio figlio, mia figlia è una peste, eh? Invece loro sono orgogliosi del loro figlio, mi piace sta roba. Mi chiamo Sofia e ho 16 anni. Bello. Abbiamo già capito chi è che avrà più follower di tutti. Sì, esatto. È bello ballare, ogni tanto bisogna fermarsi e pensare. Bella, intelligente, no, impossibile. C'è qualcosa che non va, autori del collegio, avete sbagliato. Da grande mi piacerebbe diventare modella. Ce l'hai, Ce l'ha lo stile. Madonna, questa stile, mi piace. Piano B, che sarebbe quello di diventare psicologa. Tanta roba, brava Sofia. Qualcosa mi puzza. Cuori non è niente confronto a quello che lei è. Oh, mi sono venuti i brividini, ma che carina la mami. Sofì, non mi deludere. Cosa succede quest'anno? Cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non quadra. È vero. Mia sorella è venuta a mancare quasi 5 anni fa. Questo è brutto. È brutto perché un conto sono i genitori, che anche lì è una cosa orribile. Però minchia una sorella. La prima edizione l'ho vista con lei. Madonna, la prima edizione aveva 8 anni. Non ci credo. Non che riesco a dire niente, scusa. Non ci credo che hai già pianto alla quarta concorrente. Beh, Davide Cagnes, yeah. Vediamolo. Il passato remoto di fare, io ho strafatto. Cioè? No, non ho capito cosa ha detto. Ha detto che è strafatto? Ma non ho capito la domanda. Il passato remoto. Non lo so, vuoi tornare indietro? Passato remoto di fare. Ah, il passato remoto di fare. Io feci. Che anche lì. Le feci. C'era il doppio senso, c'era comunque. Magari sbaglio il passato remoto, ma in discoteca spa. Grande. Dai, va bene. Almeno una qualità ce l'hai, però. Io adoro cantare neomelodico. Povero Gabbiano. No, neomelodico non è. Povero Gabbiano, ma è. Povero Gabbiano. Questo è mio. Questo non me lo. Vedete, io le ho insegnato anche. Dai! Fallo. Guardate la smorfia. Vado. Di sofferenza. Vai.
Vai, guarda. Hai perduto la compagna. No, devi soffrire. Devi soffrire. Vai, dillo. Povero gabbiano. Guardate. Hai perduto la compagna. Questo è il neomelodico, non povero gabbiano. Esatto. Da grande vorrei aprirmi un salone con mia mamma, quindi faccio soldi. Quindi faccio soldi. Vabbè, vuole fare il barbiere, dai, che carino. No, mi ha fatto ridere, quindi faccio soldi. Mattia Camorani. Alla scuola preferisco di gran lunga la Riviera Romagnola. Alla scuola preferisco la Riviera Romagnola. Che vuol dire? Tipo, io alla scuola preferisco New York. Come dire questo? Vabbè. Mi piace andare in discoteca, andare in palestra. Niente, oh, ma raga, li fanno con gli stampini. Vabbè, però scusami, a quell'età i ragazzi cosa piace? Quello, mi. Magari andiamo al mare, andiamo a ragazze. Andiamo a ragazze, ok. Che facciamo, raga? Andiamo a ragazze. Le ragazze più fighe si trovano tutte verso Rizzone, Rimini. Vabbè. È così, perché lì si sa. Ci sono le ragazze belle, da altri posti, no. Brutta. Non sta mai fermo. Mi auguro. Oh, madonna, che cringe sta scena. Questa scena è uff. È una ragazza che gli piace più delle altre. Vabbè, oh, magari se sono due o tre. Cioè, quella grande, il padre tutto fiero. Davide Di Franco. Vamos. In classe sono nella cerchia dei più bravi. Si vede, come mai si vede già che cucciolo. Ma troppi bravi non va bene. Poi chi litiga, scusa. Io non faccio copiare tipo a gente che so che non studia. Ma c'ha ragione, ma raga, ma scusa. No, è educato, studia, si fa il letto. Non è una cosa da poco tra i ragazzi. Non avrà problemi al collegio. Perché al collegio c'è la sorvegliante che... Non avrà problemi nella vita. Ma sai che cosa ho visto, forse? Che la sorvegliante non ci sarà più. No. Forse, te allora lo giuro. Io lo guardo. Forse, te lo giuro. Non sono sicuro, raga, scrivetelo nei commenti. Ma a me è sembrato di leggerlo da qualche parte. Mi chiamo Marta e mi piacciono gli altri. Cosa vuol dire mi piacciono gli altri? Mi piacciono gli altri? Gli altri? E che vuol dire, scusami? Vabbè. No, infatti voglio fare la bartender. Ah, lei shaker le emozioni. La bargender. La bartender. La bartender, cosa vuol dire? Ma che cazzo ne so, Marta, spiegacelo. Non dirmi dove sei. Vabbè. Oh, ma sembra un po' Madame. Sì. Più bella. Più bella di Madame. Sì. La mia la manifesto un po' nei pantaloni larghi, nelle magliette di Van Gogh. In che senso di Van Gogh? Cioè, sono quelle di Van Gogh proprio? Penso che sia uno stile. Noi siamo un po' boomer, sì, in questo. Siamo un po'. Devo andare a cercare cosa vuol dire magliette di Van Gogh. Io quando faccio così è per annusarmi se puzzo. Lo so, tu fai così. Rappresenta Harry, mi faccio chiamare Harry. Cosa, tu ti chiami Marta Maria e ti fai chiamare Harry? Ah, per il cognome, Enriquez. La mia identità di genere è una cosa che mi sto scoprendo piano piano. Brava. Gamba, mi piace. Adottatici. Raga, abbiamo un Bonny. Sono Apo, ho 15 anni, stare fermo sul banco è impossibile. Stare fermo sul banco. Stare pando invece di dire questa frase. Ma sono Apo, stare fermo sul banco, ho 14 anni, è impossibile. E beccati sto flow. Quando io ho provato per la prima volta il ballo è stato come un colpo di fumo. Vai. È carino, perché vedi, lui ha una passione. Questa è una passione. Grande Apo. Cioè, ma che devo diventare Cristiano Ronaldo, qua devo diventare ballerino. Bravo. Adesso lo so cosa stai per dire, sono tutti bravi. No, questo qua non è bravo, te lo dico io. Questo qua sai quanti casini farà, fidati. So. Fidati, questo qua mi farà innervosire, già lo so. Però non sarà mai come Teoli. No, come Teoli non esiste, nessuno al mondo proprio. Abbiamo deciso di intraprendere questa via dell'adozione. Ma che carina questa signora. Beh. Ce l'aveva la suora in mano e lui mi voleva lanciare un sasso. Eccala! Diciamo bene, che proprio... bene! Partiamo bene. Questi capelli, Capelli alla Tarzan. È vero. Questi sono i capelli alla Tarzan. È vero. Io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio. Non ho capito, si sente sicuro con gli occhiali o con i capelli? Con i capelli. No, perché, cioè, pensavo... Vabbè, è tipo un po' ippino. È un ippino? Un ippino. Io sono un batterista, suonato a Mosca, Londra, New York. Quindi zombie? Voglio venire con te! Da quando ho 4 anni sono la batteria ed è la mia passione più grande. Ho notato che quest'anno hanno scelto tutte persone con gusti totalmente differenti. Sì. C'è quello del ballo, quello della batteria, quello che dice che non vuole fare calcio. Poi c'è quello che vuole, che è lo stesso del ballo. Ah? Poi c'è quello che vuole fare la modella, forse è pieno di psicologa. Sì. Ci sono tante cose tutte mischiate. Sì. Secondo me esce un bel collegio quest'anno. Sì. Il presidente Mattarella mi ha nominato al Fiere della Repubblica. Scusa. Per questa prima parte di Provini, io devo essere onesto. Siamo contenti. Allora, mi ero preparato al peggio. Come dico sempre, ho paura di ciò che sto per vedere, ma questa volta sono rimasto sorpreso piacevolmente, a parte uno o due elementi. E non mi espongo. O domani o dopodomani vedrete. Penso domani vedrete la seconda parte. Ma per questo video, raga, siccome è tornato il collegio, voglio che sfondiate.
quel lurido tasto dei like come se non ci fosse un domani. Bene ragazzi, se volete la seconda parte mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo questa sera in un prossimo video. Tanti tanti like raga, domani la seconda parte. Facile. Ciao raga. Facile. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa dai che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.